Ci mancava una vittoria in trasferta, l'abbiamo fatta sabato scorso, e ci mancavano due vittorie di fila, l'abbiamo fatta adesso. Ora giusto festeggiare perché è sempre bello vincere, ma dobbiamo subito rituffarci perché ci aspettano due match sulla carta impossibili, che sono in casa dei campioni d'Italia e a Fasano, quindi sono due trasferte durissime in Puglia, però anche questo deve essere un ulteriore stimolo per i ragazzi, perché giocare contro squadroni del genere deve essere sempre una cosa a cui uno ambisce. Per quanto riguarda oggi posso fare solo i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la fase difensiva. Abbiamo subito per la prima volta meno di 25 gol e quando subisci 23 gol poi penso che sia normale portare a casa il risultato. I risultati di questo campionato stanno dicendo che, al di là del fatto che questo gruppo non fa classifica, però se avesse fatto classifica probabilmente magari alla fine sarebbe anche salvata, magari dai play-out, da una buona posizione, però due o tre squadre sotto, anche nei risultati fino ad ora maturati, probabilmente ce le ha. Due le abbiamo viste nelle ultime settimane, perché con Romagna avete pareggiato all'andata e vinto al ritorno, il Rubiera due vittorie, c'è ancora il Carpi da affrontare, avete pareggiato lì a Carpi, quindi insomma un tre squadre nel valore di questo campionato sotto, almeno nei valori espressi in questa annata, ci sono, quindi forse in una prospettiva playout magari sarebbe anche salvato questo gruppo. A parte la salvezza, io penso che sarebbe stato stimolante per noi giocare i playout, no? Perché comunque a questi ragazzi serve giocare il più possibile. Il fatto che siamo riusciti a metterci qualche squadra sotto deve essere per noi motivo di orgoglio, perché magari sulla carta inizio anno tutti ci davano, non dico per spacciati, però partivamo come gli outsider, come i ragazzini che erano stati messi come la Cenerentola, esatto, come premio, e invece abbiamo dimostrato che lavorando giorno dopo giorno seriamente qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Tassinari, una sconfitta che complica malettamente le cose per il Romagna. No, in realtà non cambia niente nel nostro percorso. Abbiamo subito un grave infortunio con Alonso all'ultima partita, chiaramente questo ci ha un po' destabilizzato, perché stavamo iniziando a giocare bene con tutto il collettivo, ma non cambia nulla nel nostro percorso, tanto noi i play-out li dobbiamo fare comunque, quindi che sia da ultima o da penultima cambia poco, perché poi quando ci saranno le partite che contano bisogna vincere quelle. Prossime gare che serviranno per cercare di trovare la migliore condizione proprio in vista della post-season, quindi? Ma secondo me non è una questione di condizione, è una questione di convinzione, perché anche oggi il vero divario sono i tiri che abbiamo sbagliato dalla linea dei 6 metri e forse mancata anche qualche parata nel primo tempo. Per il resto, dopo persa la fiducia, la partita non l'abbiamo più recuperata, e merito ai ragazzi del campus che hanno continuato a sviluppare il loro gioco. Il campus come l'ha visto? Formazione molto giovane che sta chiudendo il proprio ciclo biennale, ma che pian piano insomma sta cercando di crescere sempre di più. Sicuramente qualche giocatore ha preso il volo con questo progetto e sicuramente questo lo ha aiutato anche magari nel proseguo della propria carriera a avere una mentalità professionale. Per il resto è una squadra che si allena tanto, sicuramente più di tante altre squadre che militano nel campionato, per cui non è da sottovalutare, ha fatto il suo bel percorso e chiaramente sta raccogliendo i frutti nella seconda parte del campionato. Il dato positivo di queste ultime giornate insomma è rivedere Battaglia in campo e soprattutto segnare, insomma, come hai fatto anche questo? Sì, è sempre bello fare gol e dare una mano alla squadra per quanto si può, e sono contento, siamo contenti, è la seconda vittoria consecutiva, è stata una partita difficile soprattutto nel primo tempo, ma poi abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a distaccare e siamo molto contenti di questo risultato. Senti, il tuo lungo stop come l'hai vissuto e come stai vivendo adesso questa partecipazione con questo gruppo, insomma questo ritorno in campo e anche segnato? È lungo, è uno stop lungo, non giocare per tanto tempo è complicato, però piano piano ce l'hanno fatta tutti, quindi ce la farò anch'io tranquillamente e tornerò a giocare come meglio posso e non vedo l'ora di riuscire a dare una mano alla squadra. Terza vittoria in campionato, 3 vittorie e 3 pari, il bottino con i 9 punti fino adesso conquistati, ma soprattutto è la prima volta che il campus riesce a vincere 2 gare consecutive. Sì, ma anche per questo siamo molto contenti. Di continuità. Esatto, è la seconda vittoria consecutiva, la prima dell'andata era contro Rubiera che siamo riusciti a vincere anche al ritorno, questa sicuramente
strappare due vittorie contro una stessa squadra è sicuramente una cosa molto positiva. Poi è arrivata la vittoria anche contro Romagna, quindi sicuramente siamo molto contenti e si vede il miglioramento, ecco.